Noi pensiamo che molte delle morti sul lavoro, oramai si parla di oltre 1200 persone all'anno che muoiono nel nostro paese, avvengono perché anche le leggi non aiutano a combattere le morti sul lavoro. L'ultima che è stata fatta mette in discussione soprattutto tutto ciò che riguarda il capitolo degli appalti e dei subappalti. Non si può pensare che nel mondo del lavoro, oggi con tutte le tecnologie esistenti, perché un ingegnere, se un'opera viene preventivata 1 milione di euro, perché nel 1 milione di euro c'è il costo della manodopera, c'è il costo dei bulloni, il costo del cemento, il costo del ferro, viene con le nuove tecnologie, se un'opera costa 1 milione, costa 1 milione. Ma se si dà la possibilità di abbattere questi costi, di fare dei ribassi. È ovvio che tutto ciò che riguarda il ribasso, ciò che si risparmia, non lo risparmia l'azienda, ma viene automaticamente a cascata ad intaccare tutti quelli che sono una serie di diritti dei lavoratori, cioè la formazione, il diritto ad avere i dispositivi individuali di protezione, il diritto ad avere un contratto di lavoro firmato per quella categoria dove si lavora, il diritto ad avere anche un contratto di lavoro dove si pagano anche, come dire, i contributi previdenziali, le ferie, tutta una serie di diritti. E non lo diciamo noi, lo dicono anche magistrati, esperti, che è proprio nella catena dei subappalti e nel fatto che si possono fare dei ribassi fino al 30-40% che è lì che purtroppo, come dire, si annida il grosso del problema. Poi c'è altro da fare sicuramente. In Italia, quando muore un lavoratore, nessuno va in galera. No, non è che siamo, come dire, dei manettari, non è questo, non è il problema, non è che noi vogliamo la gente in galera, però se sono riusciti a mettere in prigione, perché hanno fatto una legge che riguarda anche, come dire, i reati che si commettono, no, chi guida una barca, no? C'è l'omicidio adesso navale, c'è l'omicidio stradale. Non si capisce perché non venga inserito nel nostro ordinamento anche l'omicidio sul lavoro, perché di omicidi parliamo nella stragrande maggioranza dei casi. Noi abbiamo chiesto l'istituzione di una procura speciale a livello nazionale che si occupi solo di questo, delle morti sul lavoro, perché in giro per l'Italia le procure sono piccole, il più delle volte i processi sono lunghi. E quando si arriva a processo si esce fuori con una soluzione per i titolari delle aziende e quando va bene, un incentivo alla famiglia, un risarcimento alla famiglia che ha perso il proprio caro e questo non va bene. Se posso aggiungere, questo 1º maggio noi partiamo dall'Europa, un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. E c'è da fare una grossa riflessione. C'è da riflettere su oggi che cosa significa capitalismo, non solo quello globale, ma anche a livello europeo. Allora, a livello europeo il capitalismo sta sempre di più influenzando politici, i parlamenti, anche, come dire, delle nazioni che fanno parte della comunità europea. La democrazia oramai viene sostenuta da uno scambio tra la politica locale e il benessere delle persone. Ma in questo scambio tra benessere e il capitale che influisce sulla politica, i cittadini stanno perdendo tutta una serie di diritti democratici che quotidianamente, come una malattia, stanno scomparendo. E il rischio è che anche in Europa, in molti paesi, possa, come dire, avvenire quello che è avvenuto in Russia, per esempio, o in quei paesi dove ci sono i dittatori democratici, li definirei. Per garantire benessere ai propri cittadini, si continuano a fare eleggere sempre loro e però,
si abbatte la democrazia e dopodiché si comincia a vietare di scendere in piazza, si comincia a vietare di poter fare le manifestazioni in qualsiasi occasione, si cominciano, come dire, ad intaccare tutta una serie di diritti democratici. E questo purtroppo è un viatico che ci porta verso, come dire, una dittatura democratica, cosa che noi vogliamo anche scongiurare.